Questo programma è offerto da Intanto benvenuto a Napoli, ormai Napoli è una città che è un po' la seconda tua casa. È una città che mi ha dato molto, si è presa anche molto, però abbiamo un buon, diciamo, rapporto, molto buono. Come Stella oggi, 25 anni di attività, 25 anni di successo. Stella è veramente un monumento, direi, qui a Napoli, alla bellezza, alla salute, al benessere, ma anche all'allegria. E ci sono due tipi di bellezza, una bellezza brutta che è la bellezza di Narciso, che diciamo scoccia un po' le persone, e una bellezza per star bene con se stessi e con gli altri. E Stella rappresenta quello, questa bellezza proprio di volersi bene, ma di voler bene anche agli altri e di essere di sostegno. Oggi i ritmi sono un po' più frenetici, insomma si corre. Si va da una città all'altra, magari si mangia anche un po' male. E molte volte rilassarsi, prendersi cura di sé, ma anche con dei prodotti, ovviamente i tuoi, che sono un'eccellenza. Noi abbiamo lanciato quest'anno una linea nuovissima di Tisanoreica, la Tisanoreica Professional, con un attivatore Tisanoreica particolare che diamo solo a certi centri. E Stella è proprio uno di questi qui a Napoli, è una linea bellissima che viene usata per perdere peso velocemente, ovviamente sotto controllo medico, ma anche per la sindrome dell'ovaio policistico in un altro tipo di protocollo che dura un po' di più, ma siamo stati i primi al mondo a pubblicare per la sindrome dell'ovaio policistico noi insomma di Tisanoreica all'Università di Padova, il nostro Mac Lab, quindi siamo molto felici e qui abbiamo anche dei medici oggi per parlare di questa possibilità che si affianca alla cura medica. Ecco, sempre dico quello che è importante: noi facciamo prodotti, chi li deve adoperare è il medico, in questo caso il ginecologo, e ci vuole sempre la volontà di volersi curare, di volersi bene. Volersi bene, questo è il motto di questi 25 anni, forse, del successo di Stella, ma lo chiederemo a lei. Grazie. Ciao. Arena immancabile con l'amica Stella, tu che la conosci da tantissimi anni, voglio dire, ma ci puoi dire il segreto del suo successo? Perché lei vince sempre, fa delle accoppiate, no? Top manager, attrice, voglio dire, questa clinica della bellezza. Diciamo che il successo di Stella è il carisma. Si viene qui non solo perché Stella comunque ha in questo suo centro il top di quelli che possono essere i trattamenti che si fanno in una clinica, ma perché lei è carismatica. E quindi io racconterò questo episodio che lei sicuramente... Raccontiamo, no? Lo raccontiamo. Io conosco Stella e il suo istituto da 25 anni. La prima volta che sono arrivata nel suo centro per fare dei trattamenti avevo i calzettoni. Lei la prima cosa che mi disse, ma i calzettoni non i calzini che si portano adesso nelle sneakers, i calzettoni quelli che praticamente si usano quasi per uscire, per andare, diciamo, bravo, perfetto, i calzettoni con lo stivale. E lei mi disse, ma come? Una donna bella come te non è sensuale? No, la prossima volta devi venire con il reggicalzo. E questa è Stella. Questa è Stella. Così da quel momento in poi ho cominciato a, diciamo, investire sulla mia femminilità, ma questo lo devo a Stella. Allora facciamo gli auguri a Stella per i prossimi
125 anni. Cioè, sicuramente, non so se proprio in questa città, perché io mi auguro che apriamo una cosa insieme a Milano. E noi verremo a Milano. Certamente, tu sempre con ci noi. Saremo. Ci sarai. A tra poco, amici, a tra poco. Dottoressa, dicevamo che le diete in qualche modo devono essere assunte sempre, in ogni caso, con l'assistenza di un medico. Mai fare diete inventate, la dieta deve essere sempre fatta ad personam, da una persona competente. E chi meglio di un nutrizionista, di un Gianluca Mac che si occupa della tisanoreica? Ed è importantissimo seguire degli schemi, soprattutto oggi si parla della sindrome dell'ovaio policistico, questo evento è dedicato all'ovaio policistico e la maggior parte delle ragazze che sono affette da questa patologia, questa disfunzione endocrina più che patologia, sono per lo più ragazze sovrappeso, che si muovono poco, fanno poca attività fisica e quindi è importante inquadrarle in un percorso di dimagrimento. Patrizia Galgiulo, hai realizzato insieme a Stella e il suo staff magnifico questo evento, voglio dire super, è un evento spettacolare, questi 25 anni di successo, ma tu hai scoperto qual è il successo di Stella? Il successo è perché è Stella. È Stella. È Stella, è unica. Stella, io ti auguro, come nelle precedenti interviste, 25, grazie. E più siamo arrivati a un numero infinito. Poi io ho chiesto un po' alle tue amiche, ai medici che sono intervenuti, voglio dire, il segreto della tua bellezza, ovviamente, ed è evidente, a casa lo vedranno, ma il successo, cavalcare quest'onda sempre crescendo, di 25 anni e oltre ovviamente, qual è? È l'amore, Alfredo, è l'amore che io ci metto in questo lavoro da 25 anni, tutti i giorni, tutti i mesi, tutti gli anni io ci metto la passione e credo che questo sia fondamentale. Stasera sono venute tantissime mie clienti di 20 e 25 anni fa, quindi questo mi gratifica moltissimo. Perché quando una donna frequenta, io la chiamo la clinica della bellezza, sì. Il tuo centro, voglio dire che... Il salotto. Io lo chiamo il salotto della bellezza, il salotto di Napoli. Il salotto bello di Napoli. Vabbè, perché qui le clienti, al di là del trattamento, e siamo al top dell'eccellenza, ma vengono coccolate, sì. vengono amate. Ecco la parola. Anche grazie al mio staff, devo dire, io sono felice perché ho delle dipendenti, dei collaboratori che comunque mi aiutano e facciamo sì che ogni giorno riusciamo a dare ad ogni cliente qualcosa in più, qualcosa di diverso che danno comunque gli altri. Cioè, oggi ci sono tantissimi centri estetici, tantissimi centri di medicina estetica e io cerco di metterci qualcosa in più che sia comunque l'amore, la professione, per far sì che poi le clienti vengano sempre a trovarmi negli anni, di generazione in generazione, perché io ho conosciuto ragazzine di 10 anni che oggi hanno 35 anni e sono miei clienti. Mamme che erano giovani e che sono diventate anziane. Però hai svelato anche la tua età, 35 anni. No, io devo dire, io ho aperto il mio primo istituto che ero comunque giovane e Carlotta era proprio piccola, così mi sono avvicinata a questo mondo perché volevo fare qualcosa di diverso. Poi successivamente mi sono specializzata, ma ho trovato un lavoro che comunque mi gratifica e mia figlia devo dire che sta seguendo la mia impronta. Auguri per questi 25 anni di attività, sei la migliore, sei fantastica, sei la numero uno. Benvenuti.
Ascolta, intanto, visto che tu sei amica di Stella, ci puoi svelare il segreto tuo e il suo di questa eterna bellezza? Ma la bellezza, intanto, per la bellezza è molto importante, soprattutto delle donne, la forma, mantenersi in forma, in salute, alimentarsi bene. Io l'ho sempre detto, a periodi seguo la tisana Oreca, che è una dieta che ti rimette in forma, ti dà energia, ti fa più bella, ti rende la pelle più bella, ti sgonfia il corpo. E poi insieme alla bellezza, insomma, la bellezza e salute, ci sono anche i trattamenti, però fondamentalmente la bellezza deriva da sentirsi bene e stare bene, quindi dalla salute. E noi siamo quello che mangiamo, nel senso che l'alimentazione è molto importante, seguire la dieta giusta è molto importante, soprattutto quando si fa una vita frenetica tipo la mia, che sono sempre in viaggio. Io mi porto la mia confezione di PAT la mattina, che mi dà energia. Poi non è che dici strong, che devi stare a digiuno, no, non devi stare a digiuno, puoi anche mangiare, nutrirti bene. È importante perché... E allora da lì, così, in questo modo, la bellezza è eterna, è stellare. È stellare. E poi dicevamo che lei, da questo evento di 25 anni, diciamo, di successo sempre in app, voglio dire, riesce anche a coniugare... 25 anni, che quelli che dimostra. Quelli che dimostra, ovviamente. Anche grazie, voi, grazie anche a Gianluca Mec, i segreti di bellezza. I segreti di bellezza. Guarda Gianluca. L'abbiamo già sentito. 25 prima, anni. Sì, 24. Ragazzino. Beh, pure io. 25. Voglio dire, però riesce anche a unire la parte scientifica, nel senso, ha convocato qui anche la parte scientifica. Certo, è giusto. Perché mai fare una dieta così? No, assolutamente. Assolutamente. La dieta va seguita da degli specialisti, dei professionisti, e ecco perché io ho scelto di fare la dieta di Gianluca Mec, perché a periodi io mi sono, la tisana Oreca, mi sono anche gonfiata e mi sono rimessa in forma grazie a questa dieta, ovviamente con i consigli anche della dottoressa, è importantissimo. Salutiamo due stelle. Grazie. Di nome e di fatto, fai gli auguri. Potremmo fare le Gentleman Profess Blonde. Oh, che bello! Diamonds are the girl's best friend. L'abbiamo vista cantare, sei bravissima. No. Oltre che... oh, sei brava. Stella, sei contenta? Io sono felicissima e mando a tutti quanti un saluto. Ringrazio ancora Gianluca e naturalmente Valeria, icona della bellezza. Grazie, forza Napoli, eh! Forza Napoli! Sì, io l'ho detto ad agosto che avrebbe vinto lo scudetto. Porti bene! Porto bene, sì, e poi forza Napoli. Forza Napoli. Anche a Capodanno, io ho fatto Capodanno a Piazza del Plebiscito e ho detto il Napoli vince lo scudetto. Tutti, no, non si fa, che stavo con Stefano De Martino, però gli ho detto no, si fa perché lo vince, se lo merita. Forza Napoli! Forza Napoli! E Aurelio De Laurentiis. E vi rimandiamo alle immagini di questa festa spettacolare. E al prossimo anno, alle prossime 100 feste che vorrei fare in compagnia di Valeria. È bello celebrare la bellezza e lo stare bene insieme a tanta bella gente, ed è giusto comunicare come si sta bene, perché noi italiani abbiamo tanti segreti. Tanti segreti. Segreti speciali. Segreti speciali. Il Made in Italy infatti è famoso nel mondo. In the world. Grazie. Grazie a voi. Per aver organizzato questo evento meraviglioso. Io, come parlo a nome di tutto lo staff, siamo onorati di far parte del tuo meraviglioso team e ti seguiremo in tutta la tua carriera futura. Come sempre non ti smentisci mai. Adesso ci godiamo il dolce. Ciao!